Chiedere aiuto significa riconoscere la propria storia, parlarne, riconoscere con professioniste che si occupano di questo il rischio, i fattori di rischio e essere capaci di mettersi in sicurezza e in salvo. Mi aveva picchiata, mi aveva fatta volare dall'altra parte della cucina. Io ero andata a sbattere contro il lavello ed ero caduta. Non provavo niente, soltanto lo shock. La testa che mi girava. Per un momento non capii più niente, dov'ero, con chi ero, che ci facevo per terra. Questo è il quarto appuntamento sulla violenza di genere che viene messo in scena, in atto. Non poteva mancare anche l'adesione della CGIL di Prato insieme al Teatro Metastasio e all'Associazione Antiviolenza, la NARA. È un progetto che viene da lontano, da prima della pandemia. Abbiamo aspettato un bel po' di tempo e quindi ci è sembrato importante essere coinvolti, siamo stati molto felici di farlo. La particolarità di questa sera è che introduciamo una lettura in più rispetto alle volte precedenti ed è una lettura che è tratta da un libro scritto da Daniela Morozzi e dall'avvocata Marina Capponi che tratta della violenza alle donne sui luoghi di lavoro. Nel giro di 6 mesi ben 50 sono le donne uccise in Italia. Noi ci dobbiamo indignare tutti profondamente e pensare che questo non è normale, che questo lo dobbiamo cambiare, lo possiamo cambiare solo cambiando la cultura che ci circonda, lavorando per la parità, lavorando per il rispetto, creando formazione per le nuove generazioni, senza dubbio, in modo tale che si possano crescere bambini e bambine diversi, con un senso di rispetto e di parità diverso nelle relazioni, negli affetti e poi creare competenze negli organi che si devono occupare di rilevare e di riconoscere la violenza, perché certe cose succedono perché non c'è preparazione, perché la violenza non viene riconosciuta, perché le donne non vengono credute. Scusate, mi scusi signora, glielo può dire lei a quelle del centro antiviolenza che avevano ragione? Perché poi non l'ho più trovate? Dice che hanno dovuto chiudere per via dei tagli e ora al loro posto c'è una banca. I testi che leggo sono tutti molto differenti in realtà. Quello che si racconta però è questa quotidianità e quindi nella vita di tutti i giorni a un certo punto, alcuni lo verbalizzano proprio, entrano con violenza alcune parole, ubbidiscimi, segui quello che ti dico di fare io. All'improvviso, senza quasi che ci sia una soluzione di continuità, che la donna quasi non si accorge, all'improvviso si trova veramente in questa situazione di violenza. E questo devo dire in tutti i racconti colpisce molto. È un tema molto importante che fa parte della nostra epoca purtroppo ed è un'esperienza che nasce da una relazione ovviamente tra noi e un regista argentino, Fernando Rubio, che ci ha proposto un percorso molto particolare intorno, come dire, a questa tematica, che è una tematica ovviamente che appartiene universalmente a tutto il mondo. Questo progetto, nel momento in cui l'abbiamo ovviamente accolto nel nostro processo produttivo del festival, è stato necessario, come dire, naturale il coinvolgimento della NARA, che è il presidio territoriale che si occupa di questa tematica. Ci hanno aiutato a entrare dentro un universo che per certi aspetti è terribile, per altri ha anche dei risvolti incredibili.